Sabato mattina grande evento al Palace Capriano che è alle nostre spalle. Ci sarà infatti una bella iniziativa da parte della polisportiva Micacci Giulianova in collaborazione con il Teramo Basket. Si affronteranno infatti con inizio alle 10:15 di sabato mattina, ingresso gratuito, la nazionale italiana di basket in carrozzina e le All-Star, ovvero le migliori atleti proprio di basket in carrozzina della Serie A. Lo spettacolo è assicurato. Un bel evento sabato mattina alle 10:15 al Palasport di Scapriano. È un grandissimo avvenimento e soprattutto devo dire grazie a tutta la città che io in un mese e mezzo ho lavorato a Teramo, devo dire che ho riscontrato persone squisite e soprattutto tutte porte aperte. Quindi mi auguro che, dato che lo spettacolo sportivo è veramente affascinante ed eccezionale, che vengano in parecchi, ma credo che riusciamo a riempire il Palace Capriano e sarebbe la prima volta in assoluto, quindi Teramo potrebbe vantarsi pure di questa bellissima cosa. Thomas Larsson gioca nella Micacci Giulianova in Serie A e farà parte anche di questa bella manifestazione nelle file dell'All-Star. Una bella iniziativa. Sì, questo è il mio terzo All-Star partita. Ogni volta è molto divertente perché gli italiani sono molto forti. Noi stranieri anche molto forti. È una partita. Bella partita di stelle. Sì. Anche possibilità di giocare con Brad Ness, un uomo bravissimo in basket. Per me è solo divertente. Io mi amo giocare All-Star. Un punto sul campionato lo facciamo. Come sta andando quest'anno per l'Amicacci? Il campionato purtroppo devo dire che è iniziato benissimo. Abbiamo finito il girone d'andata con 12 punti e siamo rimasti con quei punti. Purtroppo si sono tutti rinforzati a dicembre. Ci auguriamo di non andare a fare i play-out. Retrocedere no, ma i play-out sono ancora alla nostra portata, purtroppo. La matematica ancora non ci dice salvezza sicura.